Sono Ornella Bellini e sono candidata per la lista Più Passignano alle elezioni amministrative del 26 e del 27 maggio, che porteranno all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. La mia attenzione in questo momento verte soprattutto sul programma e sul modo in cui andiamo a costruire il programma. Come andiamo quindi a costruire il programma? Noi stiamo preparando una bozza, una proposta di punti programmatici che poi porteremo alla partecipazione con i cittadini e con i gruppi organizzati della comunità passignanese. Da questi incontri auspichiamo che vengano ulteriori suggerimenti rispetto alle nostre proposte o anche correzioni delle nostre proposte se non sono considerate adeguate ai tempi, e quindi condividiamo una partecipazione democratica alla costruzione del programma. È un programma che ovviamente deve stare all'interno dei tempi attuali. L'Italia, l'Europa vivono una profonda recessione economica che sta riscrivendo i linguaggi del nostro modo di vivere, del nostro modo di consumare, del nostro modo di relazionarsi, del nostro modo di lavorare e di fare impresa. Questi linguaggi non li conosce nessuno proprio perché sono assolutamente nuovi. E quindi, accanto alle nostre proposte, aspettiamo suggerimenti proprio per costruire un programma adeguato ai tempi. Ed è proprio considerando i tempi attuali che il nostro programma si soffermerà essenzialmente su 5 punti. 5 punti che si intrecciano nella storia di Passignano, nella comunità di Passignano, nella attuale condizione reale del Paese. Siamo per l'economia reale, siamo per le soluzioni coerenti con i tempi, siamo per proposte che stiano vicine alla vita dei cittadini, vicino a chi lavora, a chi il lavoro lo ha in crisi perché magari è in cassa integrazione, a chi il lavoro lo deve cercare. E di conseguenza i nostri 5 punti troveranno tutti nelle problematiche che riguardano il lavoro proposte adeguate. I punti sono: il primo punto è il lavoro, la priorità è dettata dai tempi. Come dicevo, ci sono persone che hanno il lavoro, ci sono persone che rischiano di perdere il lavoro, ci sono persone senza lavoro. E anche chi lavora trova per lo più i salari bloccati da diversi anni e con minore capacità di spesa. E quindi è un problema verissimo. Secondo punto, ambiente e sviluppo ecosostenibile. L'ambiente è il luogo naturale di tutta la comunità passignanese perché con le sue caratteristiche, le acque, l'aria, le colline, i boschi, i beni ambientali e i beni culturali, è sicuramente la base sul quale innestare uno sviluppo ecosostenibile ed è anche la base da conservare per mantenere lo sviluppo futuro. Turismo. Il turismo attualmente è in crisi, come lo è in tutta Italia, ma individuiamo insieme anche agli operatori turistici strumenti per la crescita. Politiche sociali, la crisi economica ingenera difficoltà sociali. A chi ha bisogno, a chi si trova in difficoltà, noi faremo proposte. Cultura, cultura come promozione del territorio, come promozione della creatività, come promozione delle manifestazioni che portano turismo a Passignano e che ingenerano economia. Ognuno di questi punti verrà sviluppato con altre iniziative e con altri aggiornamenti. Grazie.